buongiorno. Ciao. Come ti senti? Bene. Tutto bene? E dove stiamo andando stamattina? Al centro ippico. Al centro ippico, quindi torniamo a cavalcare, finalmente, eh? Sei felice? Non vedevi l'ora? Oggi farà molto, molto caldo, ok? Quindi cerca di bere tanto e di rinfrescarti. Mi fai vedere come sei vestita, che mi piace un sacco? Fammi vedere che bella che sei. Perché i pantaloni lunghi, Vanessa? Perché se vado sul cavallo lo cavalco. Se avevo i pantaloni corti mi pizzicava. Perché il cavallo è molto ruvido, giusto? E quando lo cavalchi, se non hai la pelle delle gambe coperta, fa niente. Ci siamo abituati alle cose per terra, amore. Ma poi... ti fa male. O puoi mettere le calze lunghe. Lunghe lunghe, vero? Ho visto. Fino a qua, e i pantaloni lunghi. Pantaloni forti fino a qua. Fin dove i pantaloni? Allora, le calze lunghe fino a qua. Ah, e i pantaloni corti. Cioè, che comunque la lunghezza del pantalone arriva alla lunghezza delle calze. Va bene, amore, allora buona colazione. E tra poco andiamo, va bene? Buongiorno, cuoricino. Perché sei arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Perché, amore, amore? Tra poco rimaniamo da sole io e te. La mia Vanessina va al centro estivo e io e te rimarremo sole solette. Sei arrabbiata con me? Ti ho fatto qualcosa? Ci vediamo dopo? Sì. Quando ti passa l'arrabbiatura senza alcun senso? Ragazzi, sto andando al centro ippico e mi divertirò. Se riesco faccio qualche video e qualche foto. Ciao! Okay, amore, siamo arrivati, quindi buona giornata, divertiti e stai sempre molto attenta, ok? Ciao! Ehi, cucciola, ma come sei bella, baciata dal sole. Senti, Vanessa è andata a cavallo ma ci siamo dimenticate l'autan, quindi gliene compriamo uno nuovo e glielo portiamo, va bene? Sì. Ci sono un sacco di zanzare. Ok, amore, noi siamo tornate a casa. Vanessa è andata a cavallo, gli abbiamo portato l'auto che ce lo eravamo dimenticato. Adesso stai facendo colazione. Basta, amore, basta. Nutella al cucchiaio, direi che è veramente una cosa nauseante. Vuoi l'acqua? Ok, quando esce Vane, amore, da cavallo, andiamo a fare un po' di spesa, così acquistiamo tutto ciò che può servire per preparare il pranzo a lei prossima settimana, va bene? Eh? E anche qualcosina per te, se lo desideri. One eternity later. Nina. Dai, Nina, non essere arrabbiata, lo so che ti sei appena svegliata e non vuoi essere ripresa, però dobbiamo andare a prendere Vanessa. Perché è tardissimo, ti ho fatto dormire, ti ho fatto riposare e anche stasera andiamo fuori a cena. Ok, ragazzi, siamo arrivati al centro ippico dove Vanessa sta svolgendo il suo centro estivo con i cavalli. Anastasia non ha tanta voglia di parlare, guardatela. Che sguardo, amore, perché si è svegliata da poco. Adesso andiamo a vedere Vanessa quanto si è divertita oggi e ce lo facciamo raccontare da lei. Bentornata, amore, com'è andata quest'altra giornata a cavallo? Bene. Aspettiamo che abbassiamo un po' qui perché altrimenti non si sente niente. Ti sei divertita? Sì. Hai mangiato? E cosa c'era di buono oggi? Pasta ragù, ah. Oppure bistecca però con patatine. Poi e tu cosa hai scelto? Il pasta ragù e poi non mi ricordo. Ah, il fritto misto. Ok, adesso andiamo a casa, ti cambi perché sei bagnatissima perché avete fatto i giochi d'acqua e poi andiamo a fare un po' di spesa, così compriamo quello che ti serve per settimana prossima, ok? Sì. Ti sei preparata? Ti sei lavata? Sì. Andiamo a comprare quello che ti serve per il pranzo lì? Okay. Di settimana prossima? Ok. Dai, salgo in macchina, esci, eh? Sì. Ok, Vane, siamo arrivati al supermercato, adesso prendi quello che ti serve. Mm-hmm. Che succede? E poi torniamo a casa perché oggi ci sono 40 gradi e fa caldissimo. Come hai fatto tu oggi a stare lì tutto il giorno? Sei andata a cavallo un'ora fuori a fare la passeggiata sotto il sole. Bravissima. Tu hai caldo, signorina? Un po' di fresco. Voleva farsi riprendere. Cosa fai? Andiamo. Vane, prendi il carrellino e scegli le merende. Allora, le merende le deve prendere tua sorella, non tu. Voglio. Guarda che devi mangiarlo, eh. Vane, guarda le merende. No?
No, quelli che ci sono di là. Ah, vuoi prendere quegli snack lì? Sì. Ah, hai ragione. Però ti prendo il tonno così ti faccio pasta e tonno, giusto? Sì. Raga. Vedi di mangiarlo tutto. Raga. Cambio carrello, perché quello che avevamo preso era rotto. Ok. Ma ancora stai cantando tu? Non correre. Allora oggi cerchiamo di non farci male, ok? Non correre, perché oggi non dobbiamo farci male, almeno in questo video, d'accordo? Quando arriverà a casa questo yogurt sarà da buttare. Lo stai shakerando ancora un po' che lo sbatti. Esatto. Vane, dai, scegli. Però sai cosa dovrei. Questo lo prendo, lo ma queste qui sono grandi, sì, mica ma le non puoi per portare. La ma siamo pieni le di. Le vedo sempre a scuola, nella mia scuola. E chi le porta? Scusa? La graziera, ma non ce le dà le maestre. Ok, le prendo. Va bene. Allora, secondo me dovresti andare più che nei dolci nel reparto. Guardami. Nel reparto patatine. Sì, ma qua posso prendere. Ma il cioccolato diventa caldo, Vane. Dentro l'armadietto si scioglie tutto. Ok, prendilo. Poi abbiamo a casa tantissimi Mikado. Io pensavo che tu non potessi portarli e quindi. No, basta. Hai trovato qualcosa? Ok, allora andiamo nelle patatine. Andiamo nelle patatine. Niente, loro sono attratte dal dolce. Ma questi per casa, sai che forse dentro hanno i pacchetti monodose e li puoi portare anche lì se vuoi? Se non ricordo male sono dentro dei pacchettini, vero? Anch'io lo voglio, uno con me. No, guarda, ne ha già presi due, lascialo giù. Tra poco ragazze dobbiamo partire, non possiamo avere la casa piena di cibo, come sempre del resto. Questo è fatto quello là buono, quello che mi piace secondo te. Al cereale e il cioccolato. E il cream caramel. Secondo te a me piace? No. No? No. Allora amore, qua devi prendere le patatine, quelle monodose, tipo i chipster oppure. Ce le abbiamo a casa? Lo so. Però sono quasi finite. Quindi non vuoi prenderli? No, aspetta. Per me va bene. Allora prendi quelle che mangio. Ecco, anche. Apriamo la scatola e le metti dentro. Dai, tre di questi, tre giorni porti quello. Poi ci sono i dolci, poi la settimana è finita. La settimana prossima, va bene? Sei a posto? Allora adesso dai, cosa dobbiamo prendere? L'acqua. L'acqua piccina per te, le bottigliette, ok? Anche per me è una bottiglietta. Sì, amore, anche per te. Dai che poi andiamo a casa che stasera si esce. Mamma. Possiamo andare? Sì. Cosa hai preso, Ani? Fa vedere. L'ovetto Kinder. Sì, ma ne vuoi la ciotolina per andare lì? No, le abbiamo le ciotoline. Ma se mi fai il pranzo? Però ha ragione. Se mi fai il pranzo? Aspetta, possiamo. Puoi darmi questa? Questa? Sì. Se no c'è anche così, guarda. Che è più lunga no, e ci questa, sta di più. Questa. Perché è così la alta? Io direi che questa è migliore. O questa? Questa? Sì, questa. Preferisci questa? Sì, però di un altro colore rosa. Va bene, prendi la rosa allora. Voglio vedere, posso? Ma cosa serve? Cosa ti serve a te? Tu non devi andare fuori a pranzo. Vabbè, mi piace. Ma cosa ti. Prendila, dai, tanto non ne abbiamo. Dai, mettetele nel carrello e basta, andiamo a casa. Ok, bimbe, spesa fatta. Adesso ritiro la spesa in macchina e saliamo e corriamo subito a casa a rinfrescarci un po'. Olè. Allora, bimbe, la spesa l'ho messa in macchina, adesso salite e andiamo, dai. Oddio, devo tornare subito indietro. Sì, forse Anastasia stava salendo, ma poi gli è caduto qualcosa che aveva in mano e non ce ne siamo accorti e l'abbiamo lasciata lì. Torniamo subito indietro. Ma voi vi siete accorti di qualcosa? Scrivetelo nei commenti. Siamo arrivati. Eccola, eccola, mannaggia, Madonna Santa. Anastasia, ti ho dimenticata qui, ma cosa è successo?
E tu l'hai raccolto e io me ne sono andata. Ma non mi potevi chiamare? Hai provato a chiamarmi? Amore, scusami, scusa. Scusa, ti sei spaventata? Vieni. Si è avvicinato qualcuno? Ma ti è caduto l'ovetto dalla macchina e sei scesa a raccoglierlo. Ma devi fare attenzione, queste cose non si fanno, è pericoloso. Dai, sali. Adesso per controllo che sali, veramente. Cioè, hai capito? Gli era caduto l'ovetto, lei l'ha raccolto e io sono partita. Non mi sono accorta di niente, ha chiuso la portiera, cioè hai chiuso anche la portiera quando sei scesa, perché io sono partita, le portiere erano tutte chiuse, altrimenti la macchina me lo segnala. Amore, mi dispiace, ti chiedo scusa, non succederà mai più che ti comprerò un ovetto Kinder. Contenta? No. Comunque ragazzi, bisogna sempre fare attenzione, non bisogna mai distrarsi. Tu mi dovevi chiamare, mi dovevi dire che ti era caduto l'ovetto e che stavi scendendo, hai capito? Mamma mia ragazzi, avete visto che tragedia? Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. Ciao! Ciao!